l'acqua di quel fondo. Facciamo di riferimento in maniera ordinata. Fai il tuo intervento. Va bene. Io intanto ringrazio sia l'osservatorio e sia il comitato di Bartanizzi per aver organizzato questa riunione molto interessante, perché era necessario fare chiarezza su tutti questi argomenti, specialmente sulle vicende degli ultimi giorni. Intanto voglio dire che in materia ambientale, sin da quando ci siamo insediati, abbiamo dato una priorità assoluta alla materia, tant'è che insieme ad Arturo all'osservatorio ambientale una delle primissime cose che abbiamo fatto è stata proprio la sterilizzazione e la bonifica dei serbatoi dell'acqua, se ti ricordi, che era da anni che non si faceva a Salerno. Li abbiamo svuotati, li abbiamo sterilizzati, li abbiamo bonificati, poi abbiamo fatto a più riprese le analisi, per cui fino a fino a marzo dell'anno scorso e l'acqua è risultata pulitissima. Ovviamente è sopravvenuto questo problema che ci carichiamo in toto per l'importanza che ha e per le risposte che dobbiamo necessariamente dare, ma non ai cittadini, che ci dobbiamo dare, perché qui siamo un tutt'uno. Perché il problema dell'APB, guardate, io quando ho parlato e relazionato in consiglio comunale sull'APB, ho dovuto fare uno sforzo enorme per lasciare mettere da parte la mia storia personale con l'APB, perché con l'APB ho sempre detto a Franco che era fuori. Personalmente ho una storia, nel senso che all'epoca in cui è stata fatta la BP mio padre era sindaco, quindi io mi ricordo esattamente tutta la vicenda della BP. E quando è sopraggiunta la questione della SICA, che ci hanno allarmato loro giustamente per fortuna, io sono stata la prima a dire guarda che secondo me non è la SICA, è la BP. Perché sapevamo bene, lo sappiamo tutti, i sidernesi attenti, come diceva prima Sasà, tutti i sidernesi attenti sanno che da anni, da decine di anni, non da ieri o dall'altro ieri, che lì ci sono fusti di sostanze velenose che giacciono lì da anni incustoditi e esposte alle intemperie. Quindi sono felicissima che si sia riaperto questo problema, e anche se per me, per il ruolo che ricopro in questo momento, è un carico da 90, vi assicuro, però me lo prendo tutto questo carico e insieme al sindaco cerchiamo di portare avanti tutto quello che va portato avanti. Cosa fare? Intanto c'è l'Arfagal che è attenzionata al massimo e sta facendo il carotaggio, insomma io non sono un tecnico, quindi diciamo, non vi posso spiegare. Diciamo che c'è costa che stanno anche facendo. C'è costa, cioè abbiamo allertato tutti i tecnici che potevano allertare. Costa è il gioco che aveva certificato su un sito diverso, un'analisi di sito diverso, cioè quella famosa discarica che dovevano fare sopra il pozzo di Sant'Anna. Cioè, tanto la memoria storica. No, e poi io non mi fido dei tecnici, mi fido poco se sono pagati. Perché cosa anche un fatto io? Era delegato. Viene da voi, scusa, sono in questo caso, io lo sto lasciando gratuitamente per dare un contributo a Susana. Ma guardate, io adesso francamente non mi sono neanche. Facciamola finire e dopo fanno gli altri intervenire. Se no non ne veniamo fuori. Per quanto riguarda adesso la BP e tutta la zona, si stanno facendo le analisi, si stanno facendo gli interventi. Il problema autentico, a mio avviso, è quello di cui si parlava prima e parlava anche Sasà, cioè fatta la diagnosi, la terapia quale sarà, come si fa ad andare a fare la bonifica, che si tratta di bonifiche che comportano milioni e milioni e milioni di euro di spesa. E allora, proprio per questo motivo, quel giorno che abbiamo fatto il consiglio comunale aperto, il sindaco ha dato un incarico,
prendersi cura con il presidente Oliverio per spingere Oliverio ad andare a cercare i soldi per poter intervenire. Perché se non si hanno i soldi per procedere alla bonifica, noi, come dicevamo più o meno, come avete detto tutti e lo dico pure io, saremo poi al punto di partenza. Noi, la bonifica bisogna farla con i soldi, faremo di tutto per trovare i soldi, però ti voglio dire una cosa, scusalo, io su una cosa non sono d'accordo con Sasà. Sasà ha detto esattamente che questa comunità oggi non ha, e senza riferimenti esterni, ha detto Sasà. Ora, esterni, senza riferimenti esterni, appunto, allora io... Scusate, facciamola finire. Allora, ha detto in questo modo, senza riferimento, io volevo, se possibile, e se volete vedermi come una di voi e non come una controparte, perché pure io vivo qui, pure io mangio qui, pure io dormo qui, pure io ho i miei figli qui, quindi potrebbe tanto prendere pure me o qualcuno dei miei, quindi voglio dire, non qua non siamo controparte, siamo un unicum, ecco. Io vi volevo dire questo, che invece il sindaco attuale, non noi, non io, non gli altri miei colleghi, ma il sindaco attuale forse è la persona che al momento ha maggiori riferimenti esterni, perché prende il telefono e riesce a chiamare tutti. E tutto questo movimento che si è fatto in pochissimi giorni, e penso che tu mi possa dare atto, voi mi possiate dare atto, lui l'ha fatto proprio per i riferimenti, grazie alle conoscenze, grazie alla stima, grazie alla considerazione che ha all'esterno, per cui quando parla di un problema sa di che cosa parla e sa a chi rivolgersi. Detto questo però, io siccome sono realista più del re, come si dice, so bene che se non arrivano i soldi poi, e qui dobbiamo spingere tutti quanti e dobbiamo essere tutti assieme a fare questa cosa qua. Questo, fermi un attimo perché ho da darvi altre un poco di cose, di notizie. Per quanto riguarda la, diceva prima lui, Arturo, di fare un censimento delle fabbriche chimiche, noi l'abbiamo già passato in Consiglio Comunale, abbiamo fatto una delibera in Consiglio Comunale, ed è la prima volta che ciò accade. Abbiamo fatto una delibera con la quale abbiamo disposto l'assoluto divieto di impiantare fabbriche chimiche nel territorio di Siderno, e abbiamo aggiunto che procederemo a fare un censimento delle fabbriche attualmente esistenti, e quando qualcuno ci ha chiesto per quale motivo il censimento non è già stato fatto e non è inserito in delibera il numero delle fabbriche, noi abbiamo risposto che essendo delle valutazioni, delle analisi, delle ricerche molto delicate da fare, ci vuole più tempo, e noi invece avevamo l'urgenza di approvare in consiglio la delibera che dice basta fabbriche chimiche, niente più. L'Eternit è un altro problema, perché l'Eternit adesso hanno bandito, la regione Calabria c'è un bando che riguarda però soltanto l'Eternit delle coperture degli enti pubblici, e scadrà il 30 marzo, noi ovviamente parteciperemo, ma il problema riguarda soprattutto l'Eternit dei privati. Lì abbiamo cercato, anzi ve lo rinnovo, se voi andate nella pagina nostra del comune c'è una sorta, un censimento, no? C'è una cosa dove abbiamo chiesto a tutti i cittadini che abbiano delle coperture in Ethernet, che abbiano dell'Ethernet in casa, di comunicarlo. Ciò non significa che il giorno dopo andremo a multarli, andremo a farli, eccetera. Dobbiamo soltanto avere una cognizione quanto più vicina alla realtà dell'Ethernet che c'è nel paese, per cercare di smaltirlo. Smaltire l'Ethernet è quanto di più costoso ci sia attualmente. Ah, scusi, noi avevamo fatto una proposta di quell'avviso, non c'è stato verso a farlo, ve l'avevamo preparato e consegnato, bisognava solo stampare il formato più grande e affiggerlo, in cui si diceva, l'abbiamo detto al comune come anche ad altri comuni della
loro hanno delle aerofotogrammetrie in comune, ci sono su una chiavetta che ha fatto la regione, hanno tutte le riprese aeree delle coperture in aereo, già c'è un censimento. Abbiamo detto, dite, fate un avviso in cui si dice, guardate, noi abbiamo contezza di questi tetti dove sono collocati, se veniamo a fare un controllo domani e non dimostrate come l'avete smaltita, sarete denunciati dall'autorità giudiziaria. Non c'è stato verso. No, in privato, no. La facciamo finire, così poi uno fa l'intervento in privato. Perché in questo modo evitiamo di fare confusione. Facciamola finire, dopodiché chi può intervenire. Per quanto riguarda poi sempre la BP, perché poi mi sposto un attimo dalla BP, volevo dirvi un'altra cosa. Guardate che della BP è profondamente interessata sia la Procura della Repubblica e sia il Tribunale di Locri, perché ci sono due procedimenti pendenti. Uno è un procedimento fallimentare della BP che è ancora pende e l'altro è un fascicolo aperto alla Procura. Quindi quando ovviamente tutti voi dite abbiamo fatto, abbiamo detto, abbiamo, ma non è che alla Procura o al Tribunale sono nati ieri, anche lì c'è una storia che ovviamente insomma, che non si sta concludendo, ma che comunque traccia attraverso la storia giudiziaria di questa fabbrica, c'è anche tracciata la storia ambientale di Siderno, e io dico non solo di Siderno, io dico di tutta la zona, perché se dovesse saltare qualcosa, scoppiare qualcosa lì nei fusti della BP, quella è una bomba ecologica vera e propria che noi teniamo lì in silenzio e dobbiamo vedere veramente cosa fare. Sulla delibera delle fabbriche ho detto, no, devo dare delle comunicazioni, scusami, sui tumori è vero quello che hai detto lui, però noi abbiamo un punto interrogativo che non riguarda soltanto i tumori, riguarda la sanità in genere, che è l'emigrazione sanitaria, cioè qui da noi purtroppo, poiché la sanità ha acqua, ce lo dobbiamo dire, anche se ci dispiace, moltissimi di noi quando hanno qualche problema serio e grave tanto se hanno la possibilità quanto se hanno. Per cui i dati che noi abbiamo molto spesso non sono rispondenti alla realtà. E questo è il punto interrogativo che io. Allora, scusa, intervengo perché è questo. Il registro tumori riesce a captare anche le informazioni per quanto riguarda la migrazione sanitaria. In questo momento abbiamo un unico problema che lo crea la regione Emilia Romagna, che non dà i dati perché si trincera dietro un problema di privacy, perché la regione nostra dovrebbe approvare un regolamento. Risolto questo problema avremo anche i dati dell'Emilia Romagna, perché delle altre regioni i dati ci sono. Poi un'altra notizia sulla mensa scolastica, ci siamo già attivati perché ovviamente insomma, è stata un'intuizione che abbiamo avuto tutti, sapendo che è là, abbiamo già iniziato a fare delle cose, ma il problema è che purtroppo si è creato questo allarme in tutta la collettività, perché quella famosa ordinanza mancava di una parolina che io ho chiamato parolina magica, cioè Pozzi, e questa mancanza ha creato tutto questo allarme. Ha fatto menzione del registro dei tumori. Sulla Rocca, la regione Calabria non ha una rete epidemiologica e lei lo sa che il registro tumori, se non è supportato da una rete epidemiologica che dice quanti casi di leucemia, quanti casi di tumore allo stomaco, quanti casi di tumore ai polmoni, è uno strumento che è limitato. Quindi ci si batte, c'è l'articolo 32 di Locri che si batte per questo registro di tumori, che chiede da un paio di anni una messa in atto di una rete epidemiologica che la provincia e la regione ancora negano.
ancora negro. E per quanto concerne, poi si aprirebbe un altro fronte, per quanto concerne il fatto della migrazione sanitaria a cui faceva riferimento l'assessore, poi entriamo in un campo dove ci perdiamo, perché qui, scusi e finisco, perché oltre a questa situazione di cui stiamo parlando oggi, di un inquinamento che ci sta uccidendo e che ancora darà degli esiti, perché le contaminazioni che portano a casi di tumore vengono fuori anche a distanza di anni, lei lo sa, no? E allora questa situazione del fatto sanitario di un ospedale gettato in uno stato di abbandono, dove un reparto oncologico è in una situazione, apriremmo un fronte troppo vasto. Sappiamo che se ci ammaliamo non abbiamo troppo vasto. Adesso bisogna solo agire e vedere cosa fare per costringere la regione a mettersi in moto fattivamente per affrontare questa tragedia in cui è coinvolto questo territorio. E per evitare altri morti che saranno ancora il comune sta facendo molto e chiudo, vi chiedo scusa, do atto all'assessore dell'impegno che finalmente dopo anni di assenteismo totale da parte delle istituzioni e delle amministrazioni comunali compiacenti e responsabili, adesso finalmente noi ne abbiamo contenza, perché stiamo dialogando come comitato abbiamo il sindaco che è l'appello a Gerardo Polese che in maniera molto abbiamo capito. Assessore, vuoi continuare gentilmente così? Abbiamo... Sì, io voglio dare delle informazioni per quanto riguarda poi la discarica di San Leo. Per quanto riguarda la discarica di San Leo e il laghetto di cui si è parlato, l'anno scorso questo laghetto... Scusa, signore, se vuole intervenire, così vi chiedo. Se vuole intervenire, molto più corretto, no? Stavo dicendo, il laghetto, quello lì dove c'è, quello che è di proprietà del cementificio, quello lì, ecco, del cementificio. Allora lì, anche lì, l'anno scorso abbiamo fatto fare delle analisi e fino all'anno scorso non c'erano problemi particolari. Quindi io sono qui a dirvi quello che abbiamo fatto e quello lì per tranquillizzarvi, ecco. E andiamo al Novito. Il Novito è un chiodo, ma non per voi, soprattutto per me, ed è uno dei motivi, ve lo dico tranquillamente, con cui, cioè per il quale spesso col sindaco ci troviamo in una cosa. Perché? Vi faccio un attimo, vi racconto le responsabilità. Il Novito, la bonifica del Novito spettava alla provincia. Appena ci siamo insediati abbiamo bombardato la provincia di lettere, di comunicati, di telefonate, di avanzati. Nulla di fatto. Abbiamo interessato la forestale e abbiamo interessato un altro ente, adesso non mi ricordo chi, francamente non vi voglio dire, però ho i documenti lì al comune, quindi non siamo riusciti a farlo bonificare. Oggi la competenza è della città metropolitana, però c'è un però, la regione pare che abbia stanziato 1 milione di euro per la bonifica del Novito, cioè non hanno inserito il Novito nel piano regionale della bonifica di tutti i torrenti, ma l'hanno stornato e hanno finanziato 1 milione di euro per la bonifica. Ora dobbiamo andare a vedere questo 1 milione di euro dov'è e se c'è, e dobbiamo inseguire ancora una volta Oliverio per fare in modo che questa bonifica la faccia. La difficoltà, perché non interveniamo noi? Avevo anche pensato questo io e ne avevo parlato
ci consentisse di fare questa politica. Ma per noi non è, cioè noi non abbiamo proprio la possibilità economica di farlo, proprio perché lì non c'è un rifiuto, cioè non è che uno per esempio fa una gara, mette gli indifferenziati e dice vai prendi tutto quanto, lì ci sono diversi tipi di rifiuti e ogni rifiuto va trattato. Anna, ma se non precludete l'accesso alla fumara, permettimi, tu puoi bonificare l'oggi, domani non lo butti da capo. No, no, perché gli ingressi non sono di competenza della provincia, gli ingressi sono di competenza popolare, ma l'abbiamo detto un sacco di volte. Cioè bisogna prevenire, perché magari si bonifica il giorno dopo si sporca. In tutto ciò è chiuso, vedo l'ultima e vedo l'ultima, finalmente pare che stiano per arrivare due telecamere, che sono tutti bravissimi, le due telecamere perché sono due? Perché sono costose e perché sono quelle che si possono spostare da una parte all'altra. Quindi se riusciamo a mettere queste telecamere in modo tale che qualche incivile non vada a romperle prima che sia, allora, sicuramente cominceremo a dire la prima cosa è bisogna nascondere, perché se verrebbe là la buttano là, è la cosa più ovvia, è la cosa più ovvia. Aspetta un attimo, Dama. Tu sei Arturo, se l'hai dimenticato il punto di quello che praticamente noi abbiamo chiesto già da un anno all'assessore. Abbiamo richiesto da un anno, assessore, il rinnovo del protocollo d'intesa che autorizza l'osservatorio a pubblicare le analisi dell'acqua potabile sullo suo portale. È da un anno che lo stiamo aspettando. Purtroppo.